Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Qui Kirri e oggi andremo a parlare di un nuovissimo gioco, Supercell. Gioco Supercell tra tantissime virgolette, però ora vi spiego tutto quanto. Questo gioco si chiama Love FPS. Si chiama Love FPS March. È uscito il 21 settembre 2021 ed è un gioco puzzle game ed è davvero figo. Vi spiego perché è circa della Supercell. Allora, questo gioco è della Trailmix, è un'azienda di videogiochi che non è molto famosa. Questa qui è una delle molte aziende in collaborazione con Supercell in questo momento. Infatti Supercell ha in mente ben 14 giochi, di cui 7 sono proprio della sua azienda e altri 7 sono in aziende collaboratrici, come può essere in questo caso Trailmix oppure Spaceape. Ce ne sono varie, ma queste qua sono quelle che vi posso venire in mente. Spaceape, i creatori di Boom Beach Frontlines. Infatti questa cosa delle collaborazioni sta facendo venire fuori davvero dei giochi molto fantastici. Ancora non è il Supercell ID, quindi non è un gioco del tutto Supercell. L'azienda è in collaborazione con Supercell. E così per farvi vedere questi giochi come sono. Non è un gioco che possa piacere a tutti, ve lo dico, però è molto bello. Ci ho tryhardato un pochino in questi ultimi giorni. È un puzzle game dove devi accoppiare le varie cose, le metti insieme e si evolve pian piano. E nel frattempo devi vendere. C'è una storia dietro. E poi se non state molto attenti alla storia, potrebbe succedere come a me, che ho chiamato un cane femmina con un nome maschile perché non stavo seguendo la storia. Su quel mio account dove ci sto giocando da tipo 4 giorni, ma ci sto tryhardando molto, c'è l'energia. L'energia si accumula ogni 2 minuti, se ne fa un punto. E quindi tipo ogni 3 ore l'accumuli del tutto. Sia la puoi shoppare, si parte 200 gemme. Le ho spese tutte per andare avanti, ovviamente per voi, però mi sono divertito molto. Come già vi ho detto, un puzzle game, e nel frattempo costruisci la tua attività. Tanto la storia è andata un po' avanti, non ve la spoilerò, quindi caricatevelo e guardatevi, giocate un po' voi. Ad esempio ci sono molti eventi nel gioco, in questo caso c'era l'evento delle monete, quindi dovevo cercare di guadagnare più soldi del mio concorrente, cosa che però non sono riuscito a fare perché era molto difficile. Si può rifillare l'energia se vuoi. Io ho speso tutte le gemme, avevo 200 gemme, le ho spese tutte. Ok, vi faccio vedere tutti gli ordini che faccio, mi prendo un sacco di soldi e completo pure la missione dell'evento che c'è al momento. E poi ci sono i vari distributori, ad esempio quello del miele, delle cucce per i gatti. È un gioco molto impegnativo e vi assicuro che non vi stanca. Ok, mi ha dato un coso con tanto oro al suo interno. Apriamolo e mi dà un sacco di soldini, cosa molto buona che mi aiuta pure a completare la missione. Ora completiamo le missioni, quelle della storia. Ok, la scoperta di Yuka. Qua c'è tutta la storia, ve la skippo. Qua arrivano personaggi, cioè è molto divertente. Se pure a divertirvi, essendo che ho accumulato un sacco di soldi, potevo andare avanti all'infinito con la storia. Infatti vedete, qua completiamo quasi il giorno. Sblocco una nuova zona, pulisco un po', e mi manca solo l'ultima zona, che è quella della porta. E il gioco è ben strutturato, non vi stancate, è pieno di giorni ed è uscito molto recentemente. Dopo che sbloccate questa sala, sbloccate altre sale. Nel corso del tempo proveremo vari giochi Supercell che arriveranno e vi assicuro che ci divertiremo un sacco. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!